Però presto, portando tutto me stesso, desideroso di conoscerti e di farmi conoscere. Ed il momento è arrivato. Il nuovo vescovo di Treviso, Michele Tomasi, arriverà nella Marca domenica prossima, 6 ottobre, un ingresso programmato nei minimi dettagli che coinvolgerà la provincia, prima tappa a Pederoba e poi il capoluogo. E da Treviso il nuovo vescovo ha deciso di muoversi a piedi, attraversando il centro con un percorso che lo porterà dalle 14 da Santa Maria Maggiore fino al Duomo. La processione, tra due ali di fedeli che si prevede arrivino da tutta la diocesi, attraverserà via Carlo Alberto, San Leonardo, via Martiri della Libertà, per passare poi in Piazza dei Signori e lungo il Calmaggiore. Al termine del Calmaggiore, accanto al Battistero, è previsto lo scambio di saluti con le autorità cittadine. Dopodiché il vescovo Tomasi proseguirà verso il Duomo per la messa solenne che sarà celebrata alle 16. Imponente la macchina della sicurezza predisposta per l'evento da prefettura e questura, con controlli straordinari da parte delle forze dell'ordine per un evento che sicuramente porterà a Treviso migliaia di persone. Solo 1000, munite di pass autorizzato dalla curia, potranno entrare in cattedrale. Gli altri fedeli potranno assistere alla cerimonia dal maxi schermo allestito in Piazza Duomo. In tutte le vie interessate dalla processione verrà interdetta la circolazione dalle 13, la sosta per tutta la giornata fino alle 20. Ed è già tanta l'attesa per l'arrivo del vescovo che con le sue parole ha già conquistato il cuore dei trevigiani. Di incontrare la vostra esperienza di fede e di vita cristiana, portandovi con semplicità la mia, così che diventeranno presto e completamente la nostra esperienza, per camminare insieme e insieme essere Chiesa di Cristo, fedele al Vangelo.